tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, aspettate che metto bene la luce. Ok, allora benvenuti sul mio canale. Oggi nuovo video e dato che ho fatto già il refill sulle mie unghie, alleluia, ho preso un po' di tempo per me, ce l'ho fatta. Ho cominciato ieri, ho cominciato a fare prima questa mano, vedete, ho fatto bombatura tutto con il Creamy Builder, ho utilizzato. E poi ho iniziato questo, ho fatto cuticole, tutto quanto, ho fatto giro cuticole, tipo dry, manicure, eccetera, eccetera. Questa mano qua l'ho finita e questa qui ho aspettato perché volevo fare il video insieme a voi. Qua ho utilizzato Royal Blue, questo, che è il Fast F31, questo bellissimo colore, Royal Blue. Adesso lo lascio aperto perché lo devo applicare. E poi ho utilizzato la polvere Aurora su tutte le unghie. Invece di qua cosa andrò a fare? Allora, andrò a stendere Royal Blue su tutte e cinque le unghie e nel medio andrò ad applicare questo colore qui, Hydra, che è Classic G42. Io sotto ci metto il blu perché almeno rende un po' di più le pagliette, che è questo qua. Cioè, sono le pagliette, più che altro c'è questi rettangolini, che questo mi piace un bel po'. E poi, no, scusate, nell'anulare non vado ad applicare il colore, niente, e vado a fare la rosa tutta su, cioè, mi sono intrigiata, su tutta l'unghia, e rosa sotto vetro, e poi voi praticamente fate la rosellina col pure white, insomma, col gel bianco, poi mettete a catalizzate, tirate fuori, fate tipo le righette, no, le linee bene definite per la rosa. Catalizzate, uscite fuori la lampada e poi applicate il colore sopra e viene la rosa effetto sotto vetro, insomma. Allora, cominciamo subito e vi lascio a questo video e noi ci vediamo dopo a fine video, così vi faccio vedere anche quest'altra mano. Dai, mi sono messa il guanto, che dopo non me lo volevo sporcare. E poi anche perché ve lo voglio far vedere alla fine il risultato, tutte e due le mani.
il mio refill. Mi piacciono molto come mi sono venute, bellissime, anche la struttura mi piace tanto. E niente, questa qui è la rosolina sottovetro, anche se l'ho fatta un po' diversa da come si deve fare, però vabbè, mi piace, carina. Non ho coperto tanto perché mi piace che si vede un po' il bianco sotto della rosolina, quindi ho coperto poco, però mi piace molto come mi è venuta. Bellissimo questo colore, quanto lo amo, guardate che riflessi, bellissimo. E qui come vedete ho messo poi la polverina aurora boreale, bellissima, e l'ho fatta anche di qua, solo che come diversità ho messo questo colore qui e la rosellina. Niente, spero che questo mio refill vi sia piaciuto, se è stato così mettete un pollice in su e sotto i commenti se volete commentatemi, fatemi sapere se vi piace o meno, se vi piace questo abbinamento. Io niente, vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!